In questo tutorial vi mostro come sostituire la batteria al Samsung A5. Prima di iniziare vi informo che sotto il video trovate il link per acquistare la batteria originale. Dopo la sigla, il tutorial. Inoltre troverete anche il link per acquistare l'attrezzatura per smontare qualsiasi tipo di smartphone e il link per acquistare la pistola termica ad aria calda, anche se io ho utilizzato un banale phon. Dopo aver surriscaldato i bordi dello smartphone, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore, prendo l'Isesamo, che è un attrezzo piatto e che trovate nel kit che vi ho consigliato prima, e inizio a fare leva sotto al display, perché dobbiamo separare il display dal corpo dello smartphone, dallo chassis. State attenti perché questa è l'operazione più complicata di questo tutorial. Dopodiché sarà tutto più semplice. Quando alzate il display, ricordatevi di alzarlo dalla parte del pulsante home verso l'alto, quindi dalla parte inferiore verso l'alto, perché nella parte superiore troviamo questa flattina che non dobbiamo danneggiare. Ora prendiamo l'Isesamo e stacchiamo la flattina. Possiamo così separare il display dallo smartphone. In questo modo possiamo lavorare meglio. Quindi appoggiamo il nostro smartphone oramai dimezzato e rimuoviamo tutte le viti che vi sto indicando. Ovviamente, per non far durare troppo il video, io ho tagliato un po' perché le viti ne sono parecchie, 8-10, ma non le ho contate, però sono quelle che vedete. E dopo aver rimosso tutte le viti, dobbiamo tirar fuori la scheda madre che si trova appoggiata su uno scheletro in plastica. Quindi riprendiamo l'Isesamo e iniziamo a fare leva. Fate attenzione perché state giocando con la scheda madre, ma vi ripeto, non è nulla di complicato. Ecco qua che abbiamo tirato fuori la scheda madre con lo scheletro in plastica che la tiene. Ora dobbiamo rimuovere la batteria. Surriscaldiamo un po' la parte posteriore perché la batteria è attaccata su un lato dello scheletro in plastica. Stacchiamo la flattina della batteria, ci aiutiamo sempre con l'Isesamo. E ora inizio a staccare la batteria nella parte posteriore. Fate attenzione perché lo scheletro è in plastica e potrebbe rompersi. Ecco che la batteria è stata rimossa. Ora prendiamo il biadesivo e lo attacchiamo su un solo lato. Volendo, lo potete attaccare anche su entrambi i lati. Prendiamo quindi il biadesivo, lo attacchiamo per bene e stacchiamo la pellicola dal biadesivo. Poi prendiamo la batteria e la mettiamo all'interno del vano. Vi ricordo che sotto al video trovate il link per acquistare la batteria originale, sotto al video nella descrizione. Attacchiamo la flattina della batteria. Dimenticavo di dirvi che il biadesivo lo trovate sempre nel kit per smontare qualsiasi tipo di smartphone. Quindi prendiamo il nostro scheletro con la batteria e lo rimettiamo all'interno dello chassis del nostro smartphone. Fate attenzione a rimetterlo all'interno, assicuratevi che sia ben incastrata e dobbiamo rimettere le viti al loro posto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutorial come questo e se questo tutorial vi ha aiutato, mi farebbe piacere e mi aiuterebbe a crescere. Per qualsiasi domanda la potete fare sotto al video e io vi risponderò dopo qualche ora. Ecco qui, ora dopo aver rimesso tutte le viti, attacchiamo la flattina alla scheda madre. Ecco qua. Poi dobbiamo mettere il biadesivo sui bordi dello smartphone per far attaccare il display. Ecco, lo tagliate un po' in maniera più sottile in modo da attaccare
far aderire meglio il display. Attacchiamo il display, potete metterci anche un peso sopra per qualche ora per farlo aderire meglio. Assicuratevi che sia ben attaccato e il tutorial è completo. Se avete apprezzato questo tutorial potete ricambiare iscrivendovi al canale e magari lasciando un bel like. Se avete qualche domanda la potete fare nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!